Seguo insieme 8 e 10 minuti di lunedì 13 marzo, ancora ben trovati a questa puntata del Buongiorno Bari. Lo vedete già seduto qui accanto a me, è tornato a trovarci il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Grazie come sempre di aver accettato il nostro invito. Prima di partire io come sempre vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 0850 1 4668, per le vostre telefonate, 9998 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo invitato qui il vice ministro per parlare di sicurezza in città, in particolar modo ci concentreremo sul fenomeno spaccate, e neanche a farlo apposta, lo abbiamo appena pubblicato sul nostro sito la scorsa notte, ennesimo episodio. Allora diamo al volo una lettura: altra spaccata nella notte, colpito lo Sweet Caffè di via Battegimma, rubate mance e due bottiglie. Non so che quota siamo, probabilmente 20, 30, insomma sì, una trentina poco, circa. Poco conta, perché è un fenomeno ormai, se vogliamo, giornaliero. A parte il fatto che io sono contento di venire qui lunedì, perché è un po' benaugurante per la settimana, no? porta sempre tre bari, porta bene il lunedì mattina, sarà sicuramente una bella settimana, ma al di là di una bella settimana cominciamo male, cominciamo con un'altra spaccata. Qui non è tanto il tema della tipologia di reato. Sì, perché poi alla fine non portano mai via nulla, è che la città vive un clima di clamorosa insicurezza, questo è il vero tema. Non sono soltanto le spaccate, gli episodi di bullismo, le aggressioni. Sappiamo bene che Bari corre il rischio di perdere quello che i baresi riescono a farle guadagnare, con capacità, alacrità, voglia di crescere. Tutto questo che ha sempre, diceva mio padre, che i baresi hanno una caratteristica, in genere i pugliesi, riescono a fare tutto anche senza acqua. Noi abbiamo questa forza contrattuale di riuscire a fare tante cose in condizioni di difficoltà. I baresi sono secondo me in prima linea da questo punto di vista, ma ciò nonostante si corre il rischio che questo costante clima di insicurezza sulle strade, negli appartamenti, nella città, deprima clamorosamente tutte le possibilità di crescita. Questo dovrebbe capirlo il nostro sindaco, con cui ho avuto anche il piacere di interloquire sul punto, e gli ho detto e lo ribadisco: è ora di mettere in moto la polizia municipale. E come il comandante Marzulli mai troppo rimpianto, le ronde notturne, cioè la polizia municipale, abbiamo assunto 200 nuovi poliziotti municipali, bisogna che girino durante la notte per la città. Ci torniamo subito, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Gennaro da Bari. Buongiorno Gennaro, prego. Senta, io per lavoro ho girato l'Europa e ancora oggi per vacanze. La mia bella Bari, più che mai più bella di tante città d'Europa, qualche affermazione. Bisogna pulire il sottopasso di via Quintino Sella. Camminando a piedi si vede molta sporcizia. Poi le scale che salgono verso Corso Italia, molte volte il ponte che dall'estramurale dà a Corso Cavour. Perfetto, intanto io la ringrazio, grazie ovviamente per il suo intervento, gireremo a chi di competenza la sua segnalazione. Vi ricordo comunque che oggi stiamo parlando di sicurezza nella città di Bari, in particolar modo ci stiamo concentrando sul fenomeno delle spaccate, e domani, lo ricordo a questo punto, 15:30, avremo come sempre in studio il presidente di AMIU, Paolo Pate, quindi potrete fare a lui direttamente a lui tutte le segnalazioni. Però quello che dice il nostro ascoltatore non è proprio, diciamo, un fuor d'opera, perché una città la si apprezza anche per come si presenta. Questo è vero, questo quindi è vero. Sicurezza, igiene, viabilità sono, diciamo, biglietti di presentazione, biglietti da visita che in qualche maniera incidono molto sulla capacità attrattiva di una città. Io torno a dire, abbiamo avuto un vertice in prefettura qualche tempo fa, l'impegno di carabinieri, polizia, guardia di finanza, ma io torno a dire, la città è dei baresi, del sindaco. Credo che la polizia municipale debba avere un ruolo importantissimo da questo punto di vista. Non è un fenomeno nuovo, ma ora basta, credo che non si possa più, diciamo così, passarsi la palla delle responsabilità. È necessario che il sindaco con la polizia municipale scenda direttamente in campo e offra alla nostra città un presidio di dissuasione. Cioè non è che i vigili urbani vanno in giro col mitra, questo è poco ma sicuro. No, certo. Però vedere le pattuglie che girano, vedere i vigili urbani che camminano nei quartieri, dà ovviamente percezione. Per esempio a Piazza Moro ci sono adesso le pattuglie dei carabinieri della Polizia di Stato, quello serve, il presidio dello Stato, ma la sensibilità dell'amministrazione comunale mi sembra
che come presenza dissuasiva si debba ora necessariamente manifestare, non si può perdere più un attimo. Eppure quello su cui ci siamo interrogati in tanti anche qui in redazione, che nonostante i ripetuti episodi si continui a dire che tutto è sotto controllo. Allora, scherzavo poco fa fuori on, insomma, andatelo a raccontare ovviamente ai gestori delle attività che poi subiscono questo genere di episodi. Ci torniamo subito, un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Serena. Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno all'onorevole. Buongiorno, ciao. Vorrei dire da esterno una riflessione: i vigili non è che non ci sono, basta vedere le statistiche delle multe per divieto di sosta che ha la città di Bari, credo che siano tra le, diciamo, fosse un corpo di polizia municipale tra i più prolifici d'Italia. Uh-huh. E il problema è che, come diceva il comandante Marzulli, di girare sempre con le luci accese per dare quel presidio di legalità, io a volte mi chiedo, se fossi un vigile, avrei la forza di rischiare, dato il ruolo che ho, sì, è sempre un corpo di polizia, per carità, ma come vigile piuttosto che un corpo di pubblica sicurezza, avrei la forza di rischiare, di intromettermi e mettere a repentaglio la mia incolumità? Beh, io questo è il dubbio che mi faccio. Alla fine un vigile non so quanto prende di stipendi, ma io, guardi, al di là del ruolo ti faccio rispondere. Intanto rispondo, grazie molto Mimmo. Rapidamente, l'agente di polizia municipale è un pubblico ufficiale, quindi in qualche maniera se c'è un reato in corso ha l'obbligo di intervenire perché il reato non si verifichi, per interrompere le conseguenze. Quindi non è tanto un problema di repressione ma di prevenzione. È evidente che se io, diciamo, poi soprattutto sono questi teppisti e delinquenti non di altissimo livello, uh-huh, io so che durante la notte girano 10 pattuglie intorno alla città continuamente, beh, ci penso un pochino prima di porre in essere questi reati da due bottiglie e mance, perché qui il problema non è neanche quanto rubano. No, perché alla fine i bottini sono molto simili. È la sensazione di insicurezza dei, uh-huh, cittadini. Una città insicura è una città non solo non competitiva, ma assolutamente non attrattiva. Noi dobbiamo pensare a questo, che Bari ormai è diventato un punto di riferimento per il Mediterraneo, per l'Italia, per i mercati che non sono soltanto quelli ormai, diciamo, dei Balcani, ma anche quelli ex europei. Se vogliamo tenere questo tipo di situazione, questo è una radice patologica negativa che dobbiamo estirpare, e secondo me bisogna assumersi delle responsabilità subito. Sintomatico sono state le parole proprio del gestore di un bar colpito in una di queste notti, che diceva: io ogni mattina mi sveglio pensando quando toccherà a me. Certo, e infatti, certo, poi è accaduto. Dicevamo poco prima della telefonata che in realtà tutti dicono che poi alla fine è tutto sotto controllo, ma non è così. Lei per primo si è dovuto scomodare un viceministro per andare a parlare con il prefetto, quindi non è proprio così. Beh, io sinceramente l'iniziativa che ho assunta l'ho assunta quasi d'impeto, quasi in stato di necessità, perché non è finita, perché ho detto al prefetto proprio qualche tempo fa, ho detto che bisogna riconvocarla quella, uh-huh, quella conferenza, soprattutto convocando il procuratore pubblico presso il tribunale per i minorenni per provare a mettere insieme le pedine e cercare di fare come sempre un gioco di squadra. Però ripeto, in questo momento io ritengo che il gioco di squadra significhi stare sul territorio, per esempio le identificazioni, se ci sono soggetti che in qualche modo, e ce ne sono tanti, appaiono evidentemente sospetti, uso un termine, diciamo, verificare se il soggetto sospetto ha una identità conforme al diritto di rimanere sul territorio, a me non sembra una cosa sbagliata. Cioè, uh-huh, i cittadini, quelli che lavorano dalla mattina alla sera, quelli che vanno per le strade non certamente per bighellonare o per vendere dosi di sostanza stupefacente, hanno diritto a sapere che c'è qualcuno che pensa alla loro sicurezza. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Senta, onorevole, io chiamo sempre Telebari perché sono da quando è nata praticamente, ma ciò che si faceva prima a Telebari, quando parlavo, chiedevo, non si fa adesso. È diventato una schifezza, a mio parere. Non si ascolta quello che dice il cittadino. Praticamente ho detto mille volte, lo dico a lei, onorevole, la strada di Via Dante che fa schifo, non si può camminare, si cade, le mamme non possono portare il carrozzino. Il signor Galasso prende in giro, sta restringendo la città con queste curve agli angoli degli isolati e non si può più camminare. Allora, i sottopassi, presidente, onorevole, come devo definirla, no, guarda, bisogna pulirli.
perché gli spazzini vanno, si mettono sotto a via Caldarola, il sottopasso di via Caldarola, praticamente si mettono lì sotto, si mettono a mangiare il panino, a telefonare, e lo schifo che sta là sotto è incredibile. Ho chiesto mille volte di aggiustare il tavolino. Grazie alla nostra ascoltatrice, è già chiara la sua segnalazione. Il prossimo sarà il Papa a cui si rivolgerà la nostra... No, ma la sensibilità è evidente, i cittadini che vivono per le strade, igiene e sicurezza sono i due segnali più evidenti, e insomma se ci sono lamentele non sono nei confronti dei soggetti ma nei confronti di quello che si vede, cioè poi chi ci deve pensare si vedrà, certo c'è un dato oggettivo di impraticabilità, poi sulla discutibilità dell'allargamento delle curve, sull'eccesso di piste ciclabili, su questo è un altro tema su cui dobbiamo ragionare. Avere il record europeo delle piste ciclabili non vuol dire che tutte le piste ciclabili servono, alcune sono davvero pericolose. Allora, noi dobbiamo cambiare argomento perché questa mattina ci sarà un appuntamento molto molto importante, lo abbiamo anticipato all'inizio della puntata. Prima però c'era un altro argomento che volevo affrontare con lei, che è in qualche modo correlato, ma perché ne stiamo sentendo parlare in questo periodo, che è quello delle baby gang, un'altra questione molto molto importante. Anche qui a Bari si sono registrati diversi brutti episodi. Ma io ho una mia idea in proposito, al di là della necessaria collaborazione per la repressione con la procura per i minorenni, con le forze dell'ordine, noi dovremmo diciamo sposare un modello anche scolastico un po' diverso. Cioè io sono convinto che la cultura fin dalla tenerissima età è sinonimo di legalità, cioè se tu dici ad un bambino che più sai e più potrai un domani, gli dai la consapevolezza che il sapere diventa possibilità di sbarcare il lunario, questo comporta necessariamente una maggiore legalità, perché saperne di più non ti fa ricorrere a quelle scorciatoie per procurarti profitti occasionali con la violenza. Ecco, questo credo che nelle scuole una opportuna... Noi oggi dobbiamo bloccare il fenomeno, quindi c'è da intervenire con... subito sull'emergenza. Però c'è un investimento nel medio-lungo termine che a me sembra più importante, la consapevolezza che nel rapporto scuola-famiglia, ma soprattutto scuola, perché molte volte le famiglie non sono in condizioni neanche di garantire questo tipo di apporto, dovremmo dare alla scuola più rilevanza e provare a dare alla scuola un percorso formativo, ripeto, fin dai 2-3 anni, quando i bambini vanno all'asilo, cioè provare a innestare un sistema che nel rapporto cultura-legalità ci consenta di evitare fenomeni di questo genere. Certo, si semina oggi, si raccoglierà tra 7-8 anni, ma se non cominciamo noi corriamo il rischio di perpetrare il convincimento che usare violenza per avere un profitto occasionale sia uno sport, diciamo, quasi consentito. Ecco, Bari da questo punto di vista purtroppo ha un primato negativo. Corriamo un rischio serio. Tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, anche quello di cui parleremo di qui ad un attimo, può perdere improvvisamente valore perché diventa questa una città inospitale, insicura, non soltanto per i baresi ma anche per chi ci voglia fare visita. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Puoi parlare? Certo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Buongiorno onorevole. Buongiorno, prego, sono qua, l'ascolto. La stiamo ascoltando, prego. Il quarto buongiorno. Ci conosciamo bene perché lei tutti gli anni si appianca con me a Cortesa di Cola. Ah, bene, beh, sì, io ho questa, diciamo, amore per la tradizione del corteo. Però lei se lo ricorda. Sì, io mi trovo da via Brigata Bari, una zona, Brigata Bari e Brigata Regina, una zona commerciale dove ci sono oltre... Pronto? C'è una nostra strada, Brigata Bari, Brigata Regina, è un centro commerciale. Siamo abbandonati dal comune, come spazzatura, come marciapiedi rotti. Non vi dico altro. Ho invitato molte volte i signori del comune, ma nessuno si presenta. Poi c'è questa, la terza cosa, il sottopassaggio del viale Pasperum, pedonale, è da vergognarsi. È da vergognare, gente che vengono dal paese che ridono, adesso anche i turisti passano di là a piedi, che vanno sulla parte opposta, ridono. Io c'ho le foto, c'ho le grazie, le,
Grazie, ovviamente vi chiedo di essere più sintetici possibile perché abbiamo poco tempo da sfruttare al massimo con il Vice Ministro che sicuramente si farà portavoce della segnalazione. C'è un tema che affronteremo magari in un'altra puntata che è quello delle nuove periferie, che è un tema anche molto molto sentito anche purtroppo nella città di Bari. Io direi vecchie e nuove periferie. Vecchie e nuove periferie. Sostanzialmente nuove periferie lascerebbe presupporre che le vecchie non siano più tali, invece le vecchie sono rimaste vecchie e ci sono più in più le nuove. C'è un argomento però molto molto importante perché questa mattina parliamo ovviamente di giustizia penale, la consegna di 7 piani della seconda Torre Telecom. Posso dire di essere molto orgoglioso di questo perché mi sono battuto tanto per la giustizia nella nostra città dopo aver subito lo schiaffo delle tende. E quindi non solo abbiamo il Parco della Giustizia, l'abbiamo presentato l'altro giorno in conferenza stampa al Senato con una progettualità ormai compiuta, completa, c'è la conferenza dei servizi che è stata convocata, è stata promulgata, quindi diciamo siamo in condizioni di partire ormai per il fare, non più per il preparare. Come se avessimo ultimato la fase di allenamento, adesso giochiamo la partita. Ma oggi c'è un altro passaggio importante. Oltre alla Torre 1, quella di Via Dioguardi, siamo riusciti, non cambia molto, a ottenere una seconda torre, quella che è proprio a fianco, altri 15 piani di giustizia, come si suol dire. Sono pochi. Due sono stati consegnati, oggi ce ne sono altri 7. È un passaggio importante perché consente alla giustizia penale di attendere i palazzi del Parco della Giustizia con una dignità. Ecco, noi diciamo utilizziamo questa seconda torre per restituire anche nel tempo in cui sarà il tempo necessario per avere la costruzione del parco una maggiore dignità, più aule, più spazi, perché una giustizia è un lavoro, quindi se l'ambiente di lavoro è migliore la giustizia è migliore e il cittadino ha diritto ad una giustizia migliore con personale, con aule, con stanze, la possibilità di stare seduto in attesa, di avere un bar dove a cui si può rivolgere per qualsiasi necessità, servizi igienici, diciamo, ecco, una sorta di mondo giudiziario che non è diverso per capacità rispetto al mondo ordinario. In genere giustizia e sanità non producono, qualcuno pensa che la giustizia sia capace di produrre ricchezza, no, la giustizia deve produrre fiducia. Ecco, noi siamo convinti che col Parco della Giustizia, con la seconda torre, il tentativo anche del governo è quello di ricostruire un rapporto di fiducia tra il cittadino e la giustizia. Sa quanti testimoni si sono presentati al mio studio per dire: guarda, io domani devo andare a rendere una testimonianza, devo dire la verità, corro qualche rischio? E questo dà l'idea, è emblematica, dà l'idea di come l'accostamento del cittadino alla giustizia abbia delle perplessità. Noi dobbiamo sedarle queste perplessità, restituire al cittadino un rapporto di fiducia. Diceva il mio maestro Renato Dell'Andro che un paese civile, se dà sicurezza a chi non ha commesso niente, di non poter essere condannato. Ecco, io penso che questo sia quello a cui dobbiamo tendere. Riusciamo a prendere al volo un'ultima telefonata. Pronto, buongiorno. È un messaggio, allora ascoltiamo il messaggio. Buongiorno, io credo che il problema delle spaccate dei negozi del centro di Bari venga soprattutto dalla piazza Umberto, dove ci sono tanti sbandati e anche spacciatori, che secondo me sono anche loro. Non so che dire, non abbiamo assolutamente elementi per poter dare che per Piazza buona Amore e Piazza Umberto sono quelle in cui si riesce più a percepire fisicamente la presenza di una umanità varia, e quindi forse da questo punto di vista il nostro ascoltatore, che come sempre accompagna la valutazione alla percezione visiva, perché questo fanno gli ascoltatori, vedono e riferiscono, quindi sono il nostro primo feedback io volevo cogliere l'occasione per ringraziare anche tutti i capi degli uffici giudiziari di Bari, dal presidente Cassano, presidente Pappalardo, a Roberto Rossi, alla presidente Dominioli del Tribunale di Sorveglianza, al procuratore generale Angelo Tomasicchio, cioè tutti abbiamo fatto squadra per dare, anche il presidente Orlando che si occupa delle risorse al Ministero, tutti abbiamo fatto squadra per dare alla nostra città il più importante investimento italiano in tema di edilizia giudiziaria, 405 milioni di euro, una cosa mai vista. Fatemelo dire, mi piace mettere la firma sulla più importante opera pubblica degli ultimi 20 anni. Che ripeto, non è poco. No. Noi su questo ci fermiamo, allora io intanto ringrazio come sempre il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto per essere stato con noi, grazie mille, buon lavoro, ovviamente noi vi daremo conto di tutto quello di cui abbiamo appena parlato all'interno del nostro telegiornale delle 14:15, io do subito la linea al nostro Giuseppe Bellino per il giornale radio.